Buongiorno a tutti. Qualche video fa vi avevo mostrato questo oscilloscopio Agilent, il 54621A, e abbiamo tentato di sistemare un problemino che affligge questa serie di strumenti, cioè il malfunzionamento dei soft button, di questi pulsanti che sono qui sotto, che attivano le funzioni a schermo. Avevo tentato di sistemarlo semplicemente pulendo i contatti, sperando che questa cosa bastasse, ma evidentemente non basta, perché guardate qui, l'ho preso in mano dopo qualche settimana e non funziona praticamente più niente, quindi se i primi due pulsanti una volta funzionavano, adesso non vanno nemmeno più quelli. Quindi ci domandiamo se esista una tecnica per sistemare definitivamente questo genere di guasto. In rete si trovano le soluzioni più assurde per questo tipo di problemi. C'è chi ricostruisce la patina conduttiva con una matita. C'è chi, come me, semplicemente dice che bisogna pulire i contatti. Questa cosa abbiamo visto che non funziona, insomma, già dall'inizio non ero tanto convinto e mi ha visto che dopo qualche settimana non funziona niente. C'è chi ripristina il contatto con del gel conduttivo a base d'argento. Non mi convince tanto. La cosa che ho trovato più convincente in assoluto è questo kit che ho trovato su eBay dopo lunghe ricerche, devo dire, non è proprio semplice. Questo è un tizio ungherese che spedisce da Gödöllő in Ungheria e questo è il kit. Questo è il kit spedito dal nostro amico Gumkido Piloto. Non chiedetemi cosa voglia dire, immagino voglia dire kit di riparazione per pulsanti di Agilent 54621A e cose simili, e contiene due cose: una bustina di gommini conduttivi e del silicone, che assomiglia molto al silicone per uso sanitario in caso, silicone di colore trasparente. Come funziona? Semplicemente si prende il tastierino, l'elemento in gomma che ospita i contatti conduttivi, si taglia, si esporta lo strato conduttivo originario con un cutter semplicemente e poi gli si incolla un pulsantino nuovo. Vediamo se funziona. Prendiamo la pulsantiera del nostro oscilloscopio e vediamo se tornerà a funzionare. Ecco estratto il nostro gommino. Ora che abbiamo il gommino in mano, proviamo ad asportare uno a uno i contatti conduttivi. Possiamo vederli nel dettaglio qui. Vedete, c'è quel bollino alto circa un millimetro, che è la superficie conduttiva. Con un cutter andiamo a tagliarlo via. Mezzo taglio. Lo giro, altro mezzo taglio, eccolo qua, il gommino si è tolto, abbiamo una superficie perfettamente piana ed ecco che abbiamo tolto i 6 gommini dalla pulsantiera. Per applicare i gommini nuovi ci serviremo di una pinzetta a becchi molto sottili e di un'altra pinzetta a becchi piatti per applicare il silicone. Ecco, è molto importante che la superficie anteriore dei gommini non si sporchi di silicone, altrimenti non conducono più, quindi è superfluo dirlo. Applichiamo un po' di silicone su una superficie di appoggio, come questa superficie metallica qui, e iniziamo la nostra opera. Preleviamo un po' di silicone, lo applichiamo, ne basta davvero molto molto poco, tanto questi gommini avranno un diametro sì e no di 3 mm, quindi non andiamo ad aumentare lo spessore originario, il rischio è quello che il contatto rimanga sempre attivo. Appoggiamo la pinzetta, prendiamo il gommino e lo applichiamo. Ecco fatto. Ecco, il primo gommino è applicato. Proseguiamo allo stesso modo per gli altri 5. Ed ecco che i gommini sono applicati su tutti i pulsanti. Nelle istruzioni che si trovano in rete in merito a questo prodotto è indicato che occorrono 24 ore per un tiraggio completo del silicone. Per avere un test parallelo ho applicato i vecchi gommini conduttivi
al supporto della colla, come vedete, li ho appiccicati lì, così possiamo vedere quanto resiste. Da quando ho applicato la colla sono passate circa 2 ore. Vediamo quanto è resistente dopo un lasso di tempo di 2 ore. Allora, muovendo un po' i gommini, vedo che sono abbastanza solidi, si muovono ma poi tornano elasticamente alla loro posizione. Questo è addirittura in verticale, non accenna a togliersi, è abbastanza elastico. Questi altri, ecco, come vedete, la colla li tiene in posizione, si comporta proprio come silicone e devo dire che è abbastanza resistente, questo non si vuole togliere. Beh, direi che sembra bene, poi teniamo conto che questo è un contatto silicone-metallo, di lì abbiamo silicone contro gomma, non so che differenza ci sia, spero insomma che se tiene come tengono questi va benissimo. Dopo aver atteso le canoniche 24 ore indicate dalle istruzioni, abbiamo rimontato la macchina e vediamo se tutto funziona come deve. Sembra andare. Verifichiamo il pulsante 1-1. Ah, molto 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 meglio. Direi che ci siamo. Sto applicando davvero pochissima forza, come vedete, per azionare questi comandi. Molto bene. Direi che questa riparazione ha avuto successo. Questo kit si è rivelato veramente ottimo per questo genere di applicazioni, quindi direi che lo posso consigliare per qualsiasi tipo di pulsante malfunzionante, telecomandi, oscilloscopi, altri strumenti, altre cose, qualsiasi cosa abbia quei pulsantini di gomma che non funzionano più, non pulite, non tentate una riparazione fatta in casa. Prendete il kit, costa 10 euro su eBay, qui sotto vi metterò il link per acquistarlo direttamente. Che dire, sono felice di aver sistemato una volta per tutte questo strumento. Ciao ragazzi, alla prossima!